Le luci, l'audio, lo possiamo togliere. Amen. Oggi abbiamo, vi presentiamo i pastori della Chiesa Parola di Speranza, Missione Salvezza di Taranto, che da qualche mese hanno sentito nei loro cuori di aggregarsi al nostro movimento e di stare in comunione con noi, semplicemente perché la visione è la stessa. E quando la visione è la stessa, quando l'obiettivo da raggiungere è lo stesso, è straordinario. E sapete qual è l'obiettivo della Chiesa di Taranto? Sapete? Lo stesso quello nostro. Il problema è, lo sai quello nostro? Raggiungere anime, raggiungere persone che non conoscono la verità, stare vicino ai deboli, ai poveri, and many more. Guardate, una cosa che mi piace di Taranto, una delle tante cose che mi piace di Taranto, è che loro fanno il giornalino. Cioè loro narrano tutto quello che accade nel mese su questo giornalino. E pensate un po', ci siamo noi. Quindi per chi vuole, è a disposizione lì, se gli dico che è gratis, lo prendono tutti. Se dico che costa, non so per nessuno. È gratis, ve lo potete prendere. I pastori Pesare ci hanno omaggiato. Così, insomma, vi aggiornate un po' di quello che è la missione di Taranto. Detto ciò, prima di passare alla predicazione del pastore Giuseppe Pesare, dobbiamo ascoltare la pastora Sabrina. Quindi accogliamo la pastora Sabrina con un applauso. Mi date un microfono? Ok. Presentati. Lì è la chiesa. Allora, piacere di conoscervi, è un onore per me, un piacere. Io sono la pastora Sabrina, per chi non mi conosce. Sono felicissima di essere qui. Siete una chiesa esplosiva, troppo bella. Bello, c'è tanto da imparare. È bello proprio viaggiare, conoscersi proprio per questo, no? Per imparare gli uni dagli altri. Ed è bellissimo tutto il modo di fare. Bello, sono felicissima di questo, di essere venuta qua finalmente con mio marito. Chi siamo noi? Noi siamo Missione Salvezza. Credo che siamo Missione Salvezza già dal grembo delle nostre mamme, ormai siamo noi. Non voglio togliere niente a quello che mio marito dirà. Noi siamo una missione che vive per la fede in Lui. Amen? Vive in fede, credendo che il nostro Dio si prende cura di noi e di tutto quello che Lui ci mette nel cuore. Il primo sostenitore di quello che è il suo disegno. Amen? Siamo nati come missione quasi 2 anni fa. Siamo stati a Napoli 5 anni, abbiamo fatto una scuola biblica, ci siamo diplomati, abbiamo preso il master, siamo stati a servizio del ministero lì a Napoli, H24, con i nostri bambini, che oggi non ci sono, ma abbiamo 2 bambini piccoli. E oggi siamo qua con le mani in pasta, che operiamo nel sociale, nella vita della gente, attraverso veramente la benedizione e la guida di Dio. Io sono felicissima di essere qui, veramente erano mesi che dovevamo venire e oggi finalmente siamo qua e per me è un immenso piacere conoscervi tutti, vedervi, qualcuno già lo conoscevo, è veramente un onore per me, è un onore perché in questi mesi abbiamo conosciuto i pastori e per noi sono diventati un punto di riferimento, quindi onorateli, amateli perché sono delle persone meravigliose, amen? Se lo sono diventati per noi, figuriamoci per voi che li vivete, insomma, quasi tutti i giorni, no? Sì, il pastore Nico aveva ragione, quello che ci accomuna è la visione, da subito abbiamo visto che avevamo lo stesso obiettivo, la stessa visione, la stessa passione, la stessa voglia di fare, lo stesso modo di agire nel regno, no? Questo desiderio di strappare le anime al diavolo, insomma, questo è quello che ci unisce. Poi la dottrina e tutto il resto anche va bene, quindi siamo andati proprio perfetti. Io voglio lasciarvi una parola, un versetto che il Signore mi ha dato all'inizio di questo anno. Amen.
Noi abbiamo cominciato questo anno proprio col presupposto e col desiderio di qualcosa di nuovo. Lo si fa tutti gli anni, eh? A Capodanno si fa la preghiera, la preghiera di Capodanno per il nuovo anno, per le cose belle, per i bei propositi. Però quest'anno avevamo proprio il desiderio di qualcosa di nuovo. E, oltre a parole di speranza, che è stato il nostro nuovo, il Signore ci sta benedicendo con una nuova struttura. Amen. Ma prima di arrivare alla struttura è arrivata la parola, perché è sempre così: il Signore ci manda la promessa, noi la crediamo, basiamo le nostre preghiere, la nostra fede su quella promessa e poi la vediamo realizzata. Amen. E quello che il Signore mi ha dato si trova nel Salmo 65 al versetto 11 e dice così: tu coroni l'annata con la tua munificenza e le tue orme traboccano di abbondanza di beni. E quando il Signore mi ha dato questa parola è stato qualcosa di esplosivo nel mio cuore e ho cominciato a dichiararla tutti i giorni della mia vita. Ho detto: Signore, tu coroni, tu circondi questo nuovo anno con la tua munificenza, Signore. E la munificenza di Dio non è altro che la generosità, la bontà, no? Infinita, perché la sua bontà non è la nostra bontà, la sua bontà è ben altro, siamo ad altri livelli. E io dicevo proprio questo al Signore, dicevo: Signore, tu ci darai qualcosa di nuovo e questo anno sarà circondato della tua bontà. Amen. Questo anno sarà circondato delle tue benedizioni, questo anno sarà circondato della tua grandezza e questo anno sarà circondato del tuo regno, dalle cose che tu vuoi per noi. Infatti più avanti il versetto dice: e le sue orme traboccano di abbondanza di beni. Questo è quello che noi vogliamo fare, vogliamo camminare nelle sue orme, perché se noi camminiamo nei suoi passi, noi camminiamo nella sua abbondanza, noi camminiamo nella sua volontà, noi camminiamo nei suoi beni. Amen. Se invece cambiamo strada e deviamo, non sappiamo quel che troviamo. Quindi l'obiettivo per questo anno qual è? Camminare nelle orme del Signore, seguire i suoi passi, seguire la sua volontà e credere nel fatto che questo anno sarà circondato della sua benedizione. Amen. Noi stiamo fondando tutto il ministero su questa promessa. Dio è fedele, quindi sta realizzando questa promessa. Io voglio ringraziarvi anche per l'offerta di domenica scorsa, voi non potete capire quanto avete benedetto le nostre vite con questo. La raccolta fondi sta andando avanti e Dio sta operando. Veramente Dio sta mandando persone a sostenerci, ad incoraggiarci, perché non è mai facile il nuovo, no? Spaventa un po' tutti, soprattutto quando è un nuovo abbastanza che sembra più grande di noi. Però Dio è fedele, Dio è buono, Dio è glorioso e Dio è il primo sostenitore della sua opera. Amen. Quindi andiamo avanti per questo, questo ci accomuna e so che faremo tante cose bellissime. Amen. Dio vi benedica. Amen. Io lo so che le donne hanno 2500 parole l'ora. Amen. Prima di ascoltare il pastore Giuseppe, dobbiamo benedire chi è stato benedetto da un anno in più. E questa settimana abbiamo avuto il compleanno della pastora Francesca. Il compleanno di Stefano. Oggi è il compleanno di Marianna. Per cui ci sta tutto, ti benedica Gesù. Ti benedica il Signore. Amen, auguri, benedizioni. Ringraziamo il Signore per il dono della vita. Ora, prima di... No, adesso è arrivato il momento. Adesso è arrivato il momento di presentarvi il pastore Giuseppe. Si presenterà da solo e ha portato una parola straordinaria per me. No, per tutti. Pastore Giuseppe, gli facciamo un applauso. Alleluia. Come ha detto mia moglie, è una benedizione essere con voi.
Era da tanto tempo che volevamo essere qui, però per alcune circostanze non siamo riusciti. Oggi, grazie a Dio, ce l'abbiamo fatta. E che dire? È un bel rapporto quello che si sta costruendo col pastore Nico, con la pastora Francesca. E diciamo che è quello che cercavamo, avere dei padri spirituali, perché anche il mondo evangelico a volte. Nel mondo evangelico puoi sentirti solo, ok? Specialmente chi inizia un'opera, chi inizia un ministero, c'è bisogno di comunione, ok? Purtroppo a volte bisogna abbattere, anche nel mondo evangelico soprattutto, questi muri che tengono divise le persone. Ci sono dei muri che impediscono di collaborare l'uno con l'altro, di amarci l'uno con l'altro. E quindi veramente il Signore, dopo tante preghiere, tante proposte, dai più grandi ai più piccoli, ci hanno proposto veramente di far parte della loro famiglia, invece poi il Signore ci ha mandato loro e quindi stiamo facendo questo cammino insieme. E come ha detto mia moglie, faremo tante cose, lo so, amen. Bene, io sono il pastore Giuseppe Pesare e con mia moglie curiamo una chiesa a Taranto, una missione. Noi ci riteniamo missione perché per me chiesa locale sembra troppo riduttivo, perché la chiesa, la missione si muove in più ambiti, noi ci muoviamo in più ambiti, nel sociale, con le evangelizzazioni, tutto quello che è possibile fare lo vogliamo fare. Okay? Quindi abbiamo voluto dare un'impronta e chiamarci missione salvezza. Quindi è quello che il Signore ci ha chiamato a fare, ci ha dato una visione. E oggi il tema di oggi è costruiamo insieme, giusto? Per costruire insieme. E questo costruire è qualcosa a cui io tengo molto, perché Dio ci ha chiamato proprio con una parola, ricostruire. Ricostruire quelle mura di quelle famiglie che erano distrutte dal diavolo, quelle famiglie dove hanno queste problematiche, ok? Problematiche a livello economico, problematiche, si sa, no? Quello che succede nel mondo. Quindi Dio ci ha dato proprio questa visione e il nostro ministero si chiama Riparatori di Brecce, ok? Proprio prendendo ispirazione dal racconto di Neemia e da Isaia 58,12, dove dice, se lo leggo lo prendo io, cioè, ok, i tuoi ricostruiranno sulle antiche rovine, tu rialzerai le fondamenta gettate da molte età e sarai chiamato il riparatore delle brecce e il restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese. Con questa parola, il Signore, noi eravamo a Napoli. Stavamo facendo la scuola biblica, eravamo già lì da 5 anni. Dio con questa parola ci ha dato il via per iniziare quest'opera. Ed è stata un'impartizione, è stata un'unzione che Dio ci ha dato sulla nostra vita. E Dio manda famiglie di questo genere, con questo bisogno di essere ricostruite. E Dio volta per volta ci dà la grazia. Sapete quelle situazioni dove tu dici, io non so da dove inizia e dove finisce, quelle matasse ingarbugliate, quelle situazioni. E Dio ci dà grazia veramente con la sua sapienza, di operare, di guarire queste persone, con l'opera dello Spirito Santo, con la cura pastorale. Però è straordinario, è ripagante e appagante vedere come Cristo appunto opera nelle famiglie, perché questa è la cosa più che più ti ripaga, ok? Un lavoro, c'è un lavoro, c'è un sacrificio. E tra l'altro poi ci sono quelle persone che vogliono, perché c'è sempre la volontà, ok? Devi avere sempre la volontà, mai dire Signore, fai tu. No, Signore, fai tu, anche io faccio, ok? Ok? Perché se aspettiamo, Dio non abuserà mai della tua volontà, ok? Mai della tua volontà, sei tu che in accordo al Signore camminate insieme, ok? E quindi anche queste famiglie che vogliono essere aiutate,
li aiutiamo, ok? E insieme con mia moglie abbiamo iniziato questa avventura e appunto senza di lei non sarei arrivato qui. Io la ringrazio pubblicamente perché la moglie, Dio ci ha dato la moglie perché è un aiuto che è conveniente per l'uomo, che è convenevole, alleluia. Quindi insieme si serve il Signore. Stamattina c'è una buona notizia per te. La vuoi sapere? Amen. La vuoi sapere? Questa chiamata, riparatore di brecce, per le famiglie, per le persone, questa chiamata non è per pochi. Questa chiamata non è solo per me, per la pastora Sabrina, per il pastore Nico, è per tutta la Chiesa. Amen. Questa meravigliosa chiamata al servizio è per tutti i suoi discepoli. Cosa dice Marco 16, versetto 15? Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Amen. È per tutti. È per tutti. Dice, questi segni accompagneranno tutti coloro che avranno creduto, tutti coloro. Però il punto fondamentale è, sei un discepolo. Sei un discepolo, sei un seguace di Gesù. Perché oggi abbiamo la buona abitudine di dire io sono un cristiano, io sono un figliolo di Dio. E pochi mancano i discepoli, quelli che danno tutto al Maestro. Sapete, Gesù è stato molto duro nei Vangeli quando lui parlava. Lui, le folle, non era molto accomodante, ok? E una volta gli disse, Maestro, questo tuo parlare è duro. E Gesù disse, volete andare pure voi? Sapete, la fede, la tua fede, la fede cristiana, ha un prezzo molto alto e nel mondo è pagata a caro prezzo, questa fede. Voi avete porte aperte, collaborate con porte aperte, lo sapete. Questa fede cristiana ha un prezzo molto alto ed è il prezzo, prendi la tua croce, rinuncia a te stesso e seguimi. Amen. Alleluia, ha un costo, ti costerà tutto. La tua fede ti costerà tutto. Ti costerà incomprensioni, ti costerà lacrime, ma avrai tante soddisfazioni. Vedrai il regno di Dio manifestato su questa terra, nelle persone, alleluia. Ha un costo, alleluia. Tu e la tua famiglia potete essere quel Nemia, conoscete il racconto, che prese a cuore la condizione disastrosa in cui versava Gerusalemme. Sapete il racconto, no? Quando lui ebbe la notizia, dice, guarda, Gerusalemme è distrutta. Ci sono poveri, non è rimasto niente, ok? Andiamo a leggere Neemia, il racconto di Neemia, capitolo 1, dal versetto 3. E quelli mi risposero, i superstiti della deportazione sono là, nella provincia, in grande miseria e nell'umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. Vedete in che condizione? Questo possiamo rispecchiarlo nella condizione delle persone quando arrivano a Gesù, che sono distrutte, sono distrutte. E in questi giorni nella nostra missione stanno arrivando persone veramente distrutte. E tu vedi quella condizione? Vedete cosa il sentimento di Neemia? Quando udì queste parole mi misi seduto e piansi. Pianse. Alleluia. Quanto ci servono quelle persone che piangono per le anime perdute. Amen. E per molti giorni fu in grande tristezza, digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. Oh Dio, aiutaci ad avere questo sentimento. Oh Dio, suscita in noi un sentimento come Neemia, per pregare, per piangere per le anime perdute. Qualcuno disse che una chiesa che non cerca i perduti è perduta, perché questo
Questo è il compito della Chiesa. Noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, possiamo organizzarci come vogliamo, a destra, a sinistra, ma il compito fondamentale della Chiesa è che tu porti frutto e lo porti in abbondanza, e che tu parli di Gesù e che porti la croce. Alleluia, questo è il piano divino per ognuno di noi. Poi ci mettiamo dentro tutto quello che vuoi, ok? Ma il piano fondamentale è portare Cristo là fuori. Sei d'accordo con me? Alleluia. Alleluia. Il quale, il profeta Neemia, questa persona che abbiamo letto prima, non era un qualcuno, lui era un governatore, però non era un profeta, non era, sai, di quelli, un sacerdote. Era una persona che aveva un sentimento forte, la passione e le lacrime di Neemia. Bruciava di passione per le anime afflitte del suo popolo. Con questo sentimento, Chiesa di Acqua Viva, si fa la storia, col sentimento bruciante, con la passione e con le lacrime, si fa la storia del Vangelo. Con questa passione Dio può fare quello che vuole. Se tu hai questa passione per le anime perdute e ti metti a disposizione, sapete che Dio non cerca persone abili? L'abilità ce la mette Lui. Dio cerca persone disponibili, alleluia. Io non ero una persona abile. Su di me non ci avrebbero scommesso nemmeno un centesimo e me l'hanno detto tranquillamente. Ma Dio aveva parlato, Dio aveva un piano per la mia vita e per quello di mia moglie. E Dio ha cominciato a mettere abilità. E io, sapete, sono cresciuto in una chiesa dove si danzava, dove si cantava. Io non avevo questi talenti, no? Facevo, Signore, io posso darti solo una cosa, posso darti il mio cuore e la mia disponibilità. Avevo solo una passione, parlare di Gesù. Parlare di Gesù. E mi piaceva, insomma, parlare con i fratelli, dargli una consulenza, dargli dei consigli. E lì era nascosto il piano di Dio, alleluia, e Dio lo ha portato avanti. Con questo sentimento si fa la storia. Vi ricordate quando arrivarono gli apostoli in un luogo per predicare? Cosa dissero le persone? Sono arrivati quelli che hanno capovolto il mondo. Amen. Dio ci dia grazia di capovolgere. Dio ci dia grazia di influenzare la società. Ognuno di noi è stato posto da Dio per un compito sul tuo lavoro, nella tua famiglia, nel tuo condominio, per un compito, per essere un missionario di Dio, lì dove Dio ti ha posto. Amen. Aiutaci Dio, vogliamo fare questa preghiera, questa dichiarazione, aiutaci Dio a mettere sotto sopra il mondo attraverso il Vangelo e la potenza dello Spirito Santo. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio. La passione bruciante per il regno di Dio ha mosso gli uomini e le donne che oggi leggiamo nella Bibbia. Le persone, le storie che noi leggiamo nella Bibbia sono persone che hanno pianto davanti a Dio, che hanno supplicato a Dio e hanno creduto, ok? Hanno mosso le cose spirituali con la loro passione bruciante. Hanno fatto preghiere e hanno portato il cielo sulla terra. Vi ricordate la storia del profeta Elia? Diceva, io sono stato mosso per una grande gelosia per il nostro Dio, per l'Eterno. Eppure era una gelosia che lo muoveva, era una passione dentro. Alleluia, oh Dio, susciti, risvegliaci, Signore, per questa nuova passione. Nella lettera agli Ebrei, non la prendiamo, troviamo gli eroi della fede. C'è un elenco bellissimo. E parte da Adamo praticamente, e poi per
va a finire ad Abramo e tutti i profeti, e parla di uomini che hanno creduto contro ogni speranza. Perché la nostra fede ci fa credere contro ogni speranza. Quando le situazioni contro, insomma, sono contrarie, è lì che la nostra fede deve agire. Amen. Neemia prese a cuore il compito e la sfida che Dio gli aveva posto davanti, cioè ricostruire le mura di Gerusalemme. Dio oggi ti sfida, Dio mi sfida, a credere che puoi essere motivo di cambiamento, di restauro e trasformazione per la tua famiglia, il tuo lavoro, la tua chiesa, il tuo paese, la tua nazione. Dio ti sta sfidando questa mattina a dire: Signore, con me? Con me, Signore? Sì, Dio prende gli ultimi. Alleluia. Dio prende cose che non sono, ci mette il suo spirito e le porta in alto. Amen. Non hanno detto di Gesù in Isaia, dice, non aveva bellezza, no? Non aveva apparenza per attirare i nostri sguardi. Eppure egli portava i nostri dolori, le nostre malattie, alleluia. Quello che fa la differenza è l'unzione di Dio sulla nostra vita. Alleluia. Se tu puoi crederlo, Dio può farlo. Amen. A volte come cristiani ci troviamo di fronte ad una scelta: seguire Cristo e andare quindi controcorrente, o adeguarsi al pensiero del mondo. Tutti i giorni, quando ci svegliamo la mattina, noi ci viene posta una scelta: chi devo seguire? Gesù o il mondo? Perché questo mondo a volte ti avvolge i pensieri, le situazioni, no? E dobbiamo scegliere. A volte le afflizioni, nell'angoscia, nel bisogno, possiamo tendere a pensare: ma come, io sono cristiano, sono figlio di Dio e mi trovo in queste condizioni? Quante volte l'abbiamo pensato? Ma come, io vado in chiesa tutti i giorni, 3 volte a settimana, io do la decima, do le offerte, faccio questo, ok? Sono figlio di Dio e mi trovo in queste condizioni. Magari chi fa una vita discutibile, magari chi froda, chi ruba, e magari chi fa una vita contraria al cristianesimo, prospera e va avanti, no? Quante volte abbiamo detto: ma come, quello sta rubando, sta facendo, quello va avanti? Io me le sono fatte queste domande. Quanti si sono trovati a pensare questo? Anche io, in molte occasioni, soprattutto all'inizio della fede, perché poi capisci tante cose, ok? All'inizio del cammino con Gesù. Quando pensiamo siamo sotto attacco, sotto pressione, e il nemico bombarda la nostra mente. Quando siamo tentati, no, di pensare queste cose, di comportarci come la persona che fa così, ok? Questa è un'opera del diavolo. Sapete, i personaggi della Bibbia sono state persone con le nostre stesse paure, le nostre ansie, le nostre difficoltà, dice, sottoposti alle nostre stesse passioni. Elia, dice, era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni. Cristo in noi e speranza di gloria. C'è una buona notizia per te. La seconda buona notizia: il centro del tuo rapporto con Dio non sei tu, ma è Gesù in te. Lo spiego meglio. Il centro del tuo cristianesimo, del tuo rapporto con Dio, non sei tu come persona, ma è Gesù in te. Dio Padre, per benedirti, guarda Gesù. Per benedirti, guarda che tu hai creduto che Dio ha mandato suo figlio alla croce, che il terzo giorno è risuscitato e che il suo sangue ti ha lavato da ogni peccato. Questo guarda Dio Padre, amen? E per questo noi siamo benedetti,
Per questo noi prosperiamo. Questo naturalmente, ci tengo a precisarlo, non ci autorizza a fare tutto quello che vogliamo, ok? È scontato, non ci autorizza a vivere una vita peccaminosa. Perché se io pecco, apro le porte al diavolo. Sapete, io mi espongo e il diavolo poi che fa? Entra, ok? Entra e distrugge. È scritto in Giovanni 10:10 che il diavolo è venuto per rubare, il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. C'è una versione che dice: ma io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Amen. Gesù si contrappone completamente all'opera del diavolo. Ok? Dice: ok, il diavolo fa questo, ma io sono venuto a portare vita e vita in abbondanza. Amen. Ma comunque, nonostante sappiamo noi le cose, sappiamo la fede come funziona, quando la tempesta ci colpisce, ci facciamo male. Ci tocca poco poco, ma ci tocca, ok, la tempesta, anche se siamo figlioli di Dio. Alleluia. E quando siamo nello sconforto, che iniziamo a pensare, a dire, ma come, io sono figlio di Dio? Proprio quando siamo nella tempesta. La Bibbia ci parla di un uomo che passò queste cose. Un uomo che ricopriva un compito molto importante. Sto parlando di Asaf. Lui, Asaf, era un responsabile della lode nel Tempio, ok? Era un uomo molto virtuoso, sapeva cosa stava facendo, che serviva a Dio nel Tempio e fu messo lì direttamente dal re Davide per fare quello che faceva, per lodare Dio e per benedire il suo nome. Vogliamo leggere il Salmo 73? Amen? Salmo di Asaf, Salmo 73. E lui inizia con un'affermazione, vedete? Certo Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. Lui fa un'affermazione, appena inizia. Dice, certa, questa cosa è certa. Non c'è dubbio, ok? Poi va avanti e dice, ma quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei piedi non scivolassero, che i miei passi non scivolassero. Poiché invidiavo i prepotenti vedendo la prosperità dei malvagi, come parlavamo prima, no? Poco mancava che io cadevo, perché portavo invidia, perché dicevo, mi facevo delle domande, dicevo, ma perché queste persone fanno queste cose e vanno avanti, e io che sto servendo Dio? È vero che a volte, quando abbiamo iniziato il cammino con il Signore, attacchi da destra, da sinistra, impedimenti, si è scatenato l'inferno, ok? È proprio questo, è proprio una cosa spirituale. E diceva, poiché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e ben nutrito, quando ci troviamo a volte nell'infermità, no? Non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia li adorna come una collana, la violenza li avvolge come un manto. Gli occhi escono loro fuori dalle orbite per il grasso, dal cuor loro traboccano i cattivi pensieri. Insomma, sono persone che, come li descrive, così sono, che non so se conoscete questo tipo di persone, ma nel mondo vi assicuro c'è gente così. C'è gente così. Sbeffeggiano e malvagiamente progettano di opprimere, parlano dall'alto in basso con arroganza, alzano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra. Cioè, bestemmiano Dio, si credono Dio, ok, queste persone. Vai avanti. Ce li avevamo. Ah, ok. Perciò il popolo si rivolge dalla loro parte, beve abbondantemente alla loro sorgente, e dice, com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Cioè queste persone, questo tipo di persone, si credono Dio in terra, ok? E hanno fatto del Dio denaro il loro Dio, ok?
che credendo che la loro conoscenza, le loro possibilità, il loro lavoro, le loro finanze, insomma, le loro risorse siano il loro Dio. Quante persone avete ascoltato dire grazie a me che vado avanti? Chi si alza la mattina a lavorare? Chi fa questo? Chi fa? Ok, però tu sei in vita perché Dio lo vuole. Amen, ok? Dio ci comanda di lavorare naturalmente. Ok, queste persone dimenticano volontariamente che basta un attimo e crolla tutto. Quante persone vediamo che hanno costruito imperi e poi una malattia, un incidente e crolla tutto, ok? Ecco, costoro sono empi naturalmente, eppure tranquilli sempre, essi accrescano le loro ricchezze. Invano dunque ho purificato il mio cuore, ho lavato le mie mani nell'innocenza. Quante volte abbiamo pensato queste cose? In un momento di crisi, in un momento in cui non vedevamo via d'uscita, ho detto, Signore, allora è invano che io cerco di non fare questo, cerco di cambiare, cerco di andare in chiesa, cerco di essere una persona migliore. Eppure quelli che non fanno queste cose vanno avanti, prosperano, riescono. Poiché sono colpito ogni giorno, il mio tormento si rinnova ogni mattina. Io non so se in mezzo a voi si trova qualcuno in questa condizione. Io mi sono trovato, ok? Mi sono trovato in un momento buio e nero, e dove pensavo in questo modo. Infatti questo salmo è uno dei miei preferiti, perché rispecchia quello che è Gesù. Se avessi detto parlerò come loro, ecco avrei tradito la stirpe dei tuoi figli. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua. Quando noi cerchiamo di capire con le nostre forze, non ci riusciamo. Non ci riusciamo, arriviamo fino a un certo punto, ok? Vogliamo dare giustificazione, vogliamo comprendere, ma non ce la facciamo. Quest'uomo era arrivato ad un punto in cui da solo non riusciva a vedere. E qui è la chiave questa mattina. Finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro, alleluia. Quando entriamo nel santuario, quando entriamo nella presenza di Dio, i nostri occhi iniziano a vedere. Amen. Iniziamo a comprendere. Iniziamo a capire che la nostra vera ricchezza, alleluia, è Dio. Che la nostra fonte di benedizione è Gesù. Alleluia. Sapete, Asaf era un uomo stimato ed era importante per il compito che svolgeva, era il responsabile dei cantori, di coloro che lodavano nel Tempio, e sapeva benissimo chi era Dio e cosa ne comportava essergli fedele ed ubbidiente. Il punto fondamentale, il fatto che appena entrò alla presenza di Dio nel santuario, i suoi dubbi e le sue incertezze sparirono. Noi che siamo figli di Dio, è una certezza. Sappiamo che Dio ci tirerà fuori da questa condizione, da quelle situazioni dove non vediamo via d'uscita. E Asaf, pieno di queste situazioni, stanco di supplicare il cielo. Sapete quante volte preghiamo e non riceviamo. Non riceviamo risposte, ma lui dice, quando entrò nel santuario e si mise a considerare, sapete, la parola considerare non è solo pensarci su, non è solo pensarci su, ok? Quando consideriamo qualcosa, io ho preso dei significati, significa esaminare attentamente una cosa, riguardare, sottoporre ad esame, insomma considerare e prendere atto di una cosa, di un qualcosa, ok? Non è solo pensarci. Quando consideriamo la nostra posizione di figli e abbiamo una rivelazione di chi siamo in Cristo, allora le cose terrene conteranno poco.
Quando noi abbiamo questa rivelazione di chi siamo in Cristo, tutto il resto sarà in secondo piano. Non ha detto forse Gesù, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà sopraggiunto? Amen. Alleluia. Il nostro tesoro è nei cieli. Cristo è la fonte della nostra benedizione. Soprattutto in questo tempo di incertezze, di crisi, ok? Adesso passiamo da una crisi sanitaria a una crisi finanziaria. E tra un po' si vedranno gli effetti di quello che è successo nel mondo, del blocco. E arriveranno nuovi poveri, ci saranno nuovi poveri, nuove persone disperate, ok? E noi dovremmo essere pronti ad accogliere queste persone. Noi che abbiamo già una certezza che è Cristo, dobbiamo trasmettere questa certezza, dobbiamo essere pronti ad accogliere queste persone, a dire a queste persone non farti tesori sulla terra, non mettere il tuo cuore sulle ricchezze, ma in Dio che dona abbondantemente a tutti coloro che gliene chiedono. Amen. E l'apostolo Paolo diceva a Timoteo, rimprovera i ricchi di questo mondo e digli di non riporre la loro fiducia nelle ricchezze. La Chiesa dovrebbe rimproverare i ricchi. Amen. La Chiesa dovrebbe dire, caro, cara, non mettere il tuo cuore nelle ricchezze. E questo è un tempo di incertezze. Perché chi credeva di essere in piedi è stato atterrato da questa pandemia. Le attività e tutto quello che sembrava solido è svanito. Abbiamo fatto la nostra decisione? Abbiamo costruito la nostra casa sulla roccia o sulla sabbia? Sapete, Gesù ha detto che ci sono due condizioni. O costruisci la tua casa sulla roccia o sulla sabbia. Il primo è avveduto, il secondo è stolto. Ok? È stupido. Chi costruisce la sua casa sulla sabbia, naturalmente sappiamo la storia, viene la tempesta e la butta giù. Cosa sa significare? Le incertezze della vita, le cose che oggi ci sono e domani non ci sono più. Invece l'uomo avveduto che ha fondato la sua casa sulla roccia è quell'uomo che ha fatto della sua vita, ha riposto la sua vita in Cristo Gesù. E dice, viene la tempesta per tutti e due, per il figliolo di Dio e per quello del mondo, per il peccatore. Per tutti e due viene la tempesta, tu non puoi impedire che la tempesta venga, ma puoi impedire che la tua casa rimanga solida. Alleluia. C'è un vecchio canto che dice, la mia casa è fondata sulla roccia. Bellissimo, noi lo cantiamo, è un inno alla fede. E mai potrà essere smossa. Bellissima. Amen. No, dopo. La tempesta non la puoi fermare. La crisi non la puoi fermare. Ma tu puoi comportarti in una maniera diversa. Alleluia. Puoi decidere da che parte stare. Alleluia. Io e mia moglie stiamo affrontando un periodo particolare, strano. Da una parte le cose del Signore vanno a mille, dall'altra parte abbiamo chiuso un'attività, ok? Quindi non facile, ok? Però nelle cose spirituali vedi che stiamo prendendo una chiesa più grande, il lavoro con le persone cresce, quindi dici Signore, alleluia, abbiamo bisogno di rimanere saldi sulla roccia, amen. E questo fa la differenza. Dice il re Salomone, nei Proverbi dice il sole sorge, no? Sui giusti e sugli ingiusti. La tempesta cade sui giusti e sugli ingiusti, la differenza la fa chi rimane sulla roccia, alleluia. La tempesta e le inondazioni vengono comunque nonostante uno fosse più avveduto dell'altro. Quello che ha fatto la differenza è dove hai costruito. Su sabbia e quindi su incertezze e cose terrene o su Cristo? Se hai fondato la tua vita su Cristo,
anche tu come Asaf potrai dire, versetto 28, ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio, e io ho fatto del Signore, di Dio il mio rifugio, per raccontare, oh Dio, tutte le tue opere. Alleluia. Gloria a Dio. Fai un applauso al Signore. Il nostro bene è stare uniti a Dio. Questo è il nostro tutto. Vi ricordate il passaggio dell'Ecclesiaste dove dice l'uomo fai questo, fai quello, ma ricordati del tuo creatore perché questo è tutto dell'uomo. Puoi fare grandi cose, puoi fare carriera, puoi fare qualsiasi cosa, ma quello che conta è onorare Dio, amare Dio, seguire Dio. Amen, alleluia. E lui dice, Asaf diceva, io ero davanti a te come una bestia, come una persona che non ragionava. Quante volte la nostra si annebbia la vista, no? Si annebbiano i pensieri, tu non sai cosa fare, cosa dire. Entra nel santuario, quando ti succedono queste cose, vai nella tua cameretta, come disse Gesù, e cerca la presenza di Dio. E tutto ti sarà più chiaro. E uscirai di lì con nuove forze, nuova fede. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Ma quanto a me, il mio bene è di accostarmi a Dio. E io ho fatto del Signore, dell'Eterno, il mio rifugio. Anche il Salmo 91, dopo tutte le promesse che Dio gli fa, io, poiché tu hai detto, dice, poiché tu hai detto, il Signore risponde, poiché tu hai detto, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, non ti accadrà alcun male. Ok? Dobbiamo parlare la parola di Dio, dobbiamo confessare la parola di Dio sulle nostre situazioni, ok? Il Salmo 91 è un salmo di fede, alleluia. Non ti accadrà alcun male, il male a volte ci tocca, ok? Il male a volte bussa alla nostra vita, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda e dice, poiché egli comanderà i suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Ma sempre una risposta a quello che lui ha detto, tu sei il mio rifugio. Andiamolo a vedere il Salmo 91, come inizia. Andiamolo a vedere. Inizia, chi dimora nel riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Vedete, io dico all'Eterno, ha detto, ha parlato, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore e dalla peste mortifera, egli ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio, la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza, tu non temerai lo spavento notturno, né la freccia che vola di giorno, né la peste. Possiamo applicarlo al coronavirus, ok? Che non è la peste. Il coronavirus non è la peste, fratelli e sorelle. Ecco, la Chiesa anche deve iniziare a comprendere che, ok, però non è la peste. La peste ha fatto milioni di morti, fratelli e sorelle, milioni di morti. È qualcosa di terribile. Eppure nella peste Dio ha promesso protezione. E lo sterminio che imperversa a mezzodì. Vedete che situazione? 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma a te non si accosterà. Ale, puoi crederle queste cose? Basta che tu osservi con gli occhi e vedrai la retribuzione degli empi. Vedete la risposta al Salmo di Asaf, alla richiesta di Asaf. Poiché tu hai detto, poi Dio gli risponde, o Eterno, tu sei il mio rifugio, hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, non ti accadrà alcun male. Ma alleluia. È una risposta. Dio risponde alla fede. Amen. Alleluia, ci vogliamo alzare in piedi, ho concluso. E questo è il messaggio di stamattina. Fai di Dio la tua certezza. Facciamo di Dio la nostra certezza. Le cose passeggere
vengono, se ne vanno, ok? Ma una cosa rimane, la roccia che è Cristo. E diceva che il popolo di Israele era abbeverato dalla roccia che li seguiva. Se Dio ha potuto sostenere 1,5 milioni di persone nel deserto con bambini, animali, quanto non può sostenere noi che non siamo nel deserto? Alleluia! Alleluia! Può sostenere noi Dio? Ha voglia. Può farci Dio trovare un lavoro, un'opportunità in mezzo a questa crisi? Amen. Dio apre le porte. Dio fa una via dove non c'è, alleluia. Ed è questa la fede che dobbiamo parlare, poiché tu hai detto. E quando preghiamo la mattina non facciamo soltanto la richiesta, la lista della spesa a Dio, ma diciamo grazie Signore, la fede ringrazia. Grazie Signore che tu apri una via nel deserto, che tu apri opportunità davanti a me. Grazie Signore che tu mi tiri fuori da questa situazione. Tante volte è successo a mia moglie, tante volte dove non c'era soluzione e ci siamo messi lì, abbiamo digiunato, abbiamo pianto e ancora digiuniamo e piangiamo. E diciamo Signore grazie che tu fai una via dove non c'è. Alleluia. Vuoi ringraziare il Signore stamattina? Che sei qui, che hai una casa, hai una moglie forse, hai figli, hai salute. Puoi ringraziare Dio stamattina e dire grazie Signore, che nonostante tutte le cose, nonostante tutto e tutti, tu mi fai prosperare Signore, mi porti avanti. Tu sei la mia giustizia, oddio, tu sei il mio rifugio. Puoi dirlo stamattina. E puoi ringraziare Dio, dire, Signore, grazie che tu fai una via in questa situazione. Tu apri delle porte davanti a me, alleluia. Alleluia. E c'era una parola forte nel mio cuore. Per questa chiesa, una parola di espansione. E so che state cercando un locale più grande. Ed è nel volere di Dio, Pastore Nico. È nel volere di Dio. E poi il Signore mi diceva, chi bada al vento non semina. Non badiamo alle circostanze. Non badiamo alle cose. Se Dio ci sta spingendo più in là, a prendere il largo, seguiamolo. Amen. Questa era la parola per la comunità questa mattina. Vogliamo pregare, alleluia. Grazie, Padre.